so già voi di più della vita. Ok, bravo. Quella curva sei stato un po' basso, bravissimo per la pompata, poca mobilità, ma prima discesa, prime curve va benissimo. 5 gradi. Morbido sui freni. Un po' di cose. Sei arrivato molto forte, avevano detto frenate prima e non dentro la curva, e tu hai inchiodato dentro la curva. E soprattutto occhio su questo terreno, perché ti si è bloccato l'anteriore, è slittato, sei rimasto in piedi per miracolo. Qui la gestione dei freni, anche del posteriore, che sei un po' più in piano, non te la do buona, nel senso che, come diciamo noi in gravity, sgrilletti molto, quindi fai on off, invece bisogna imparare un po' a modularli per non sgommare lascio, sgommare lascio. Bravo in questa, hai deciso una buona velocità, sei uscito bene. Qui hai pompato di braccia ma non ci sei arrivato di gambe, e quindi sei andato molto sul manubrio, ti sei ricomposto, ma quella curva ti ha fregato, perché avevo detto che chiudeva molto e hai inchiodato a tre quarti curva. Alza lo sguardo. Allora, come ti ha detto lui, guarda più avanti. Qua hai fatto poco lavoro a livello di schiacciare, anche in curva poco lavoro, e soprattutto là sei andato un po' indietro, quindi vai un pelino più piano e respira, perché oltre a tremarti la testa ti tremano anche le braccia, talmente sei rigido. Relax. Smanubriato un po'. Allora, bravo per sì. Qua, qui bravo, hai fatto un ottimo movimento, ma ti si è staccato l'anteriore, potevi anticipare un pelo con le braccia. Quella curva, anche se ti ho visto in questo pezzettino, quella potevi frenare un po' prima e uscire un po' più forte. Tengo d'occhio che tu ti ho visto. Respira. Allora, tu qua hai dato la tua interpretazione, che ci sta, noi avevamo detto di farla larga sì. Per cercare questo movimento con la testa e col corpo, tu hai tagliato, che ci sta poi a livello di trail, qua l'hai fatto bene, hai schiacciato bene, cavolata che hai fatto è che in quella curva hai frenato troppo tardi e ti hai sgommato dentro. Bravo! Un pelo indietro in quella curva, tutto questo pezzo, nulla da dirti. Il nostro Hendrix. E ce l'ha pure quasi svrappata là, bravo. Stai centrale, stai centrale. Allora, bravissimo per qua, ottimo tempismo, hai pompato anche bene. Qui sei andato tutto indietro proprio, invece stai bello centrale, carica l'anteriore anche se hai paura, e là la traiettoria l'hai fatta molto interna, quindi prova a entrare più piano e a sfruttare un po' la parabolica. Apri un po' quei gomiti. Dita sui freni, guarda avanti, guarda dove devi andare, frena un po', gira la testa. Ora, il problema tuo qual è? Che qui è un po' viscido, ok? Se tu inchiodi e rimani rigido, le ruote sgommano e lì, non avendo grip, tu parti, ok? E qua sei andato dritto e non hai seguito il trail perché abbassi lo sguardo. Vai con calma, questa forse è la parte un pelo più tecnica dell'esercizio. Dentro alto, schiaccio, su. Schiaccio, su. Posizione a sedere. Tutto sommato andava molto bene. Una cosa, cerca di non muovere le spalle rispetto alla bici, e comunque rimani un po' più centrale. Al posto di muovere le spalle, muovi il sedere verso l'esterno della curva. Esatto. Malonno! Okay. Tu ancora meglio, hai accennato il sedere verso l'esterno della curva.
e secondo me l'hai fatta abbastanza bene. Bravo, bravo. Vedi che hai corretto alzando la traiettoria. Credici su quelle radici là che ci passi. Sì, volevo dire, aggiungere che sto vedendo che stai migliorando a spostare il sedere verso l'esterno della curva, però è ancora molto meccanico come movimento, molto da migliorare, però se lo rendi più fluido migliori. Usa le sponde, usale. Allora, mancava sicuramente il sedere all'esterno, verso l'esterno della curva, poi ti direi di aprire un po' di più i gomiti. E anche lo sguardo era molto fisso verso la ruota e verso il terreno, quindi cerca di guardare di più verso l'uscita. Un po' di relax. Piano, entra piano. Dosa al freno. Velocità totalmente sbagliata, nel senso che sei entrato troppo veloce per la tua, diciamo, abilità di girare e... logicamente ciò ti ha costretto a frenare proprio in mezzo alla curva e quindi ti è partita una sgommata qua, una sgommata là e soprattutto cerca di modulare di più i freni, cioè frena in un modo molto più rilassato. Ok. Stai centrale. Bella. Bravo. Perfetto, sedere perfetto esterno, ricomposto, fluido, perfetto. Sì, solo lì che sei rientrato un po' indietro, poi per il resto bravissimo. Allora, giusta la traiettoria, però secondo me hai una postura un po' troppo seduta, un po' troppo arretrata, un po' strana. Più cazzuto, più cazzuto. Esatto, bravo. Quello che ti dico, Andre, che è quello che già più o meno sai, che ne abbiamo già parlato, è che tu hai tanta velocità... però con la tanta velocità fai fatica ad applicare tutto. Allora prova, visto che sei a dei corsi base, ad andare un pelo più piano e metterci più tecnica, che tanto già tipo a Livigno così ci hai dato di brutto di gas. Respira e stai centrale, apri i gomiti, non guardare per terra, alla fine della curva. Respira, molla e gira la testa, non andare indietro. Are. Apri i gomiti, piano, guarda avanti, non tagliarle, usale le sponde. Grande, ragazzi. La 24. Ragazzi, allora, bici a noleggio, una 26 del 1472, prima volta in bike park e la prima discesa ha fatto 3 curve, caduto 3 volte, adesso già fa queste e provateci voi su sto terreno qua che scivoli anche a piedi, quindi alla fine ci sono tante cose, esatto. Nico, però tante cose da migliorare, tipo la traiettoria, hai sbagliato un po' la traiettoria, la modulazione dei freni, però comunque tenendo in conto che è la prima volta che vai in bike park non potevi farla meglio. Allora ragazzi, qua siamo sempre a Spiazzi di Gromo, si arriva da qui, questa curva ti porta nella morte. Allora il loro obiettivo è tagliare stretti, stare su questa linea o al di qua per riuscire a stare alti e andare via fuori belli belli. Vediamo come si comportano. Velocità nano. Vabbè, intanto guarda, ti sei portato a casa il passaggio. Grande. Olè, stai centrale. Cosa vuoi di più dalla vita?